Ragazze, buongiorno, buon pomeriggio, come state? Allora, oggi facciamo un voto, svuota la spesa. Finalmente stamattina sono uscita, sono andata dal fruttivendolo, sapete che è la mia passione, la frutta, gli ortaggi in generale, e poi sono stata al supermercato per comprare solamente dei detersivi. Allora, cominciamo con queste mele. Mele bianche, profumatissime, saranno 2 kg. Io vi faccio una cosa così veloce, tanto il video è solamente per un pretesto per stare insieme, per fare quattro chiacchiere, perché chiaramente non vi devo insegnare a comprare le mele, non vi devo suggerire niente. Poi ho preso queste belle arance che serviranno per fare delle spremute, quindi arance, mele. Qua c'è un meraviglioso pomodoro, pomodorino, ciliegio, ciliegino questo. Questo è ottimo per le insalate, è ottimo da fare passato, è ottimo da fare crudo, per la pasta alla trapanese, insomma il pomodoro è stupendo. E poi il pomodoro fa bene anche al limone. Vediamo che cosa abbiamo qua. Ah, ecco qua abbiamo delle cipolle che ho già utilizzato, infatti il pacco era già aperto, quindi cipolle bianche. Poi abbiamo qua le banane, delle belle banane. Poi abbiamo qua dei limoni che purtroppo per ora usiamo per il tè, per le tisane, perché per qualche altra cosina. Prima erano molto utilizzati per i frutti di mare, invece adesso praticamente che con queste restrizioni non si può fare la spesa, non si può andare nei pescivendoli. Mio marito infatti ne soffre perché non può comprare le vongole, le cozze che sono i suoi frutti di mare preferiti. Qua invece abbiamo delle arance, queste sono arance brasiliane da mangiare appunto come frutta. E poi qua abbiamo una bella busta di lenticchie, perché il mio fruttivendolo vende pure i legumi. Quindi allora questa la spostiamo, e questa è la nostra spesa fatta dal fruttivendolo. Ora invece andiamo ai detersivi, alle cose che ho comprato al supermercato. Allora, io sono stata al Sisa, abbiamo la carta igienica Sisa, 2 pacchi, uno l'ho già aperto, quindi perdonatemi. Poi abbiamo del Pancarré della Mulino Bianco, noi utilizziamo molto spesso queste fette al posto del pane, perché il pane lo compriamo ogni 2 o 3 giorni e poi utilizziamo questo. Molto spesso lo faccio tostare sulla griglia oppure lo mangiamo così, diciamo tra virgolette crudo, non tostato. E ne ho preso 2 pacchi. Poi ho preso una busta di fagioli cannellini che sono buonissimi, fagioli bianchi, e ora invece andiamo ai detersivi. Allora, ho preso l'Ajax. Io questo lo utilizzo sempre per fare i bagni e per pulire le superfici e per pulire i pavimenti, quindi lo metto nell'acqua quando pulisco i pavimenti. E poi ho preso questo, un Glassex, che è una ricarica. Io ho la boccetta già con il cosino per spruzzare, quindi questa è la ricarica. E ho preso questo, andiamo, qua c'è un altro sacchetto. Allora, qua abbiamo una busta di insalata di lattughino. E la mettiamo insieme alla frutta e verdura. Poi ho preso 2 di questi bagnoschiuma. Allora, questi bagnoschiuma Vidal costano poco e sono ottimi. Difatti io compro sempre questi. E questa colorazione qua, questa bottiglia col celeste, mi ricorda moltissimo, infatti c'è scritto talco liquido, mi ricorda molto molto il profumo del borotalco che io adoro in ogni cosa. Quindi ho preso 2 di questi a 1,29 euro, quindi questo è convenientissimo. Poi ho preso questi stracci che io utilizzo sempre e che non è facile trovare. Allora, io questi li ho trovati al Sisa e costano 1 euro ciascuno. E di solito poi li trovo in un'altra catena di detersivi. È un commerciante, un imprenditore palermitano, quindi non sarà nelle altre città, Ferrico, e li trovo pure là, sempre allo stesso prezzo. Io con questi mi trovo benissimo perché sono leggeri, quindi quando li bagnate non dovete fare fatica perché sono leggeri. Naturalmente, diciamo che entro un mese si sciupano, però il costo è limitato, quindi io li compro spesso.
li ho trovati e ne ho presi due. Andiamo avanti, vediamo che cosa c'è qua, però penso che abbiamo finito. E poi abbiamo quest'Ajax, questo è l'anticalcare che io utilizzo sempre, soprattutto per la doccia, quindi per la cabina doccia, per i rubinetti, le mattonelle, il vetro interno, esterno. Questo è ottimo anche perché la fatica è poca, perché si spruzza e poi si sciacqua. Se, naturalmente, se volete potete dare anche una passata dalla pezza, però già va bene così, spruzzando questo e poi sciacquando. Allora, questa è la mia spesa, era da tanto che non ne facevo. E voi in questi giorni che cosa state facendo? A che cosa vi state dedicando? Io cerco di dedicarmi alle pulizie di casa, anche se onestamente devo dire non è che la mia casa in questo periodo brilli molto di più di prima, perché la mia routine di pulizia è sempre quella. Ho in mente solamente più tardi, nel pomeriggio, voi sapete, io ho i divani che ho, il modello Hector, ho intenzione appunto di sfoderare un divano in due posti, che è quello più sfruttato perché si trova proprio di fronte alla TV, quindi di togliere le fodere, lavarle e mettere l'altro rivestimento, perché io ne ho due. Ne ho comprato un altro proprio di proposito, perché lavandoli, che vuoi, si sciupano un pochino, e quindi ho un rivestimento più nuovo e uno un pochino più sciupato, quindi siccome per ora c'è quello più nuovo messo, adesso lo voglio togliere, lo lavo e lo conservo e metto l'altro rivestimento. Quindi diciamo questo già mi impegna un bel pomeriggio, sfoderare, lavare, stendere, insomma già mi impegna, e soprattutto poi rimontare, anche se devo dire che l'ira di massima è molto facile, non è neanche troppo faticoso. E poi che cosa volevo fare? Poi mi vorrei fare tutti i vetri, perché a Palermo è piovuto qualche giorno e quindi si sono sporcati, erano puliti e si sono sporcati di pioggia, quindi penso che mi farò tutti i vetri. E poi un'altra cosa che penso di fare a breve è di lucidarvi anche tutta l'argenteria. Per quanto riguarda invece la cucina, chi è che fa il pane, molti dolci, no, io mi sono limitata, però mia figlia ha imparato in questa quarantena a fare un po' di dolci. Allora, prima di tutto ha fatto il plum cake, e devo dire che c'è quella frase, quella pubblicità che dice, ora vi spiego, lei ha fatto il plum cake seguendo il mio tutorial su YouTube, e quindi a me è venuta in mente quella frase. Allora, vedere mia figlia che fa il plum cake con il mio tutorial, non apprezzo. Per tutto il resto c'è la carta, la Mastercard, che vorremmo un po' tutte, una carta illimitata per fare tutto il nostro shopping. Poi ha fatto la crostata, quindi ha imparato a fare la frolla, sempre guardando i tutorial, E poi ha fatto ieri, invece, ha fatto la torta all'acqua, ha fatto un cuore al cacao e all'acqua, quindi senza burro, senza uova, senza che cosa, senza latte, insomma, è un po' più light, e devo dire che è venuta veramente buona. Quindi lei ha imparato a fare questi dolci, io no, io mi sono limitata a fare una volta la pasta al forno, infatti poi vi ho postato anche la ricetta, ho fatto una volta un plum cake e ci vado un pochino piano, perché altrimenti qua si diventa come i quadri di Botero, enormi. Va bene ragazzi, allora, questa è stata la mia spesa, quindi fruttivendolo, prodotti per la pulizia, e ci vediamo presto con un altro video. Mi raccomando ragazze, tenetemi compagnia, commentate, lasciate un pollice in su e iscrivetevi. Ciao ciao!